Sono, no, la verità sono curioso di questo dello showcase perché attualmente è un po' povero di giochi questo 2024 e se da oggi fino a dicembre abbiamo un sacco di release per via dell'Xbox Game Showcase, sono molto contento. Comunque ragazzi, sul secondo canale stiamo caricando la serie di Death Stranding. Questo è COD. Ma COD l'hanno fatto così a bomba? Ma hanno fatto veramente a sorpresa? Hanno lanciato così il trailer del gioco, ma allucinante! E la Madonna! Ma sono partiti a mazzetta, ragazzi! We hope to grow that community by making Black Ops 6 the first Call of Duty game that will be available in Game Pass day one. So no matter where you Quanta gente ora si va a comprare un Xbox? Follia, follia sta roba. Quindi lo fanno veramente. Ma pure PC, ragazzi, pure PC. Se giochi su PC, il 90% degli utenti ce l'hanno il Game Pass. Ma qua tutta la gente che si va a comprare l'Xbox. Poi, tra l'altro, se c'hai il PC e puoi giocare a COD, perché tanto serve un PC da Madonna per giocare a COD che non è ottimizzato, i soldi per il Game Pass ce li puoi spendere. Qui si parla del fatto che tu non spendi 70 euro l'anno. Perché ce l'hai gratis, se dice pure DLC è finita. Se dice pure le stagioni, là, DLC, qua, roba là, è finita. On October 25th. Ah, pure la data. What Non it is. pensavo l'avrebbero It's an fatto, honor. So thank you all for joining us. And please enjoy the show. The Elder Scrolls 6? No, non è The Elder Scrolls. Che cazzo? Doom? Perché c'è uno scudo? Ma che cazzo sto vedendo? Madonna, pare una figata. Madonna, che figata le combo! Ma che cazzo è Doom Melee? Oh! Oddio, che cazzo! Ma che cazzo hanno fatto? Oleghe! Game Pass! E The Day Before se fosse stato fatto bene? State of Decay, non so che sia. È un single player con gli zombie? Day One with Game Pass! Altri Xbox che stanno venendo comprati in questo momento. Che cazzo è sta roba? Il nuovo Dragon Age? In che senso? Il nuovo Dragon Age. Ma non c'entra veramente un cazzo. Ma pure lo stile dei personaggi sembrava diverso. Sì, ci sta sempre il drago di mezzo. Però capite, sembrava più una roba buttata sul meme questa qui. Guarda, Torre Eiffel. No, Reaper. Snippa. Ok. We'll break the cycle so she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Do you mean we're the only ones left? Basta! No! Ma hanno capito che il sistema a turni magari alla Baldur's Gate funziona e questi statici no? Non lo so, Expedition 33 non lo so, raga, non lo so. Day One Game Pass. Ah, questo avevamo visto che era a marzo, quello che era. Quello con i mostri. Questo l'avevamo già visto che devi dare la caccia ai mostri. Sembra stop motion. Ok. Oh Madonna, sembra il nuovo il cartone di Miles Morales. Is the
gator? Oh, hell no. È figo. Sì, la qualità del video non è la migliore. Non è proprio la migliore. Ok, questo non sembra male, lo sapete? Ok, no. Konami. Approaching Soviet airspace. Ma chi è? Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask. Ah, Metal Gear Solid 3. Figo. Madonna. Madonna. Madonna, che bello! Madonna, ma è bellissimo! Madonna, raga, fermi tutti. Mamma mia, che bello! Ma possiamo dire che è veramente, veramente bello, cioè a livelli atomici? Io ci sono rimasto, eh. Ah, questo che era il God of War da Microsoft. Questo pareva figo, me lo ricordo, ho già visto il gameplay. C'ha un non so che, lo sapete di cosa? Questo gioco di Revenant, non so perché, mi dà delle vibe che è revenantoso. Souls Light. Oh, fire! Madonna! Ma complimenti! Ragazzi, ma questa è una mina! Ma questa roba... Ragazzi, ma questo qua, cioè... Un mese e 8 giorni! Ma tanta roba! Oh, raga, vi posso dire che questo mi ha dato una bella impressione? Io questo... Me lo accollo. Questo ci fotto io. Ci fotto per bene. Mi sembra un signor titolo. Questo a luglio ce lo giochiamo, ragazzi. Con Abira e in Calippo. E il condizionatore a 15 gradi. Comunque, ragazzi, sono passati 30 minuti e praticamente gioco tutti i giochi tranne uno. Questo sembra l'immagine delle slot machine al bar vicino casa, comunque. Age of Empire? Che cazzo è? Quello con gli dèi, non mi ricordo. È il gestionale con gli dèi. Ma questo l'hanno rifatto. Esisteva tantissimo tempo fa. È quell'Age of Empire. Age of Mythology, vabbè. Vabbè, è lo StarCraft con le divinità. Ok, abbiamo trovato il primo gioco no della conferenza. Vabbè, ci sono gli appassionati. Mazza, pure console lo fanno. Comunque è una furbata che ogni gioco che è un pitch game esca anche su console. Questi sono proprio furbi. I always knew I had an instinct. È Metal Gear versione donna? Welcome to Garden City. Where it's a pleasant 23 degrees all day, every day. How far to his last known location? Oddio, mi sembra Deus Ex. Generating voice print. Cos'è? FOV bassissimo, comunque. I'm looking at the screen right now. FOV è troppo basso comunque per questo gioco. Our intel places Carrington on the second floor.
HUD è fatto da Dio comunque. Turns out to be a lie. Che è sta mirroreggiata che sto vedendo? Non te mirroreggio sta roba. Find the truth. Scan's clear. I'm going in blind. Carrington! Damn it! Analyze. What am I looking at here? Carrington appears to be targeting a research facility. If he attacks it, the casualties could be astronomical. Agent Stark, it's a pleasure to meet you. I could use someone with your skills. To lose everything before I could see. What this world was really hiding. I hope you're ready, Agent Dark. Are you all seeing this? Once you open this door, there's no going back. Mi sento male! Mamma mia, ma io da piccolino ero innamorato del personaggio di Perfect Dark! Mamma mia, la protagonista di Perfect Dark, porco tu, ero innamorato da piccolo! Non ci posso credere! Fighissimo! Se gioca anche questo, data? No, non c'è la data! No! So, you wanna know all about heroes, do you? My favorite. Well, you have come to the right place. Because who better to tell you all about them than perhaps the greatest hero of them all? I mean, sure, you get your mega fans. You are like literally my favorite person. Your haters. It's like a fan club, but we hate you. Your chancers. And the occasional giant toad. What's that gameplay? For some reason. But it's more than that. It's about the choices you make. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there, make the most of her gift. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, oddio che bello. The power, she was something else, all right. She was... Bellissimo. Ragazzi, non fai così, siete tutti sonari, non sapete manco cos'è Fable. Bellissimo comunque. Non ci avete mai giocato a Fable? Ci avevate la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, la PS5. La prima Xbox non ci avete mai avuto. La 360 nemmeno, non ci provate nemmeno. Non vedo l'ora di giocare a Fable. Maiali. Nuova gente di Valorant. Non è vero. Use this. Make your own rules. It's my turn. It risk it's a squad ready. If you want to get the same wrong, like you good night, bring your cards right, we're on the prize. It's metal stars. Ma letteralmente questo è copiato da quel gioco indie assurdo con le carte. Mazza, è figo però. Ammazza che figo però. È letteralmente Neon White multiplayer. L'idea hanno copiato bene. Life is Strange. Si gioca questo. Ma non è Life is Strange? Ma erano fatti che vedevano quella roba? Può essere fuoco sto gioco. Ha un non so che, capito, di...
è Fire, ma fa cagare. Non lo sappiamo. Bisogna scoprirlo. But my friend Safi is dead. Love is Strange, nuovo quindi. Why can I still hear her voice? Man. It's two timelines. Figo! Bello, aspetta, aspetta, quando era la data? Oh, 29 ottobre, Fire, si gioca. Ma se stanno, hanno cucinato, stanno a cucinare brutto, eh. Mamma mia, se stanno a Lucasfilm Games. What are you going to do, Indiana Jones. Indiana. Oh! If you were to draw a line through these ancient sites around the globe. Ma è bello! A perfectly aligned circle. FOB sempre troppo basso. Battleship? Yep. Let's get a closer look. Oddio, che bello. Get off this ship. Ma è una mina. I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Gina. Ragazzi, ma è una figata sto gioco. Ragazzi, ci fotto di brutto. Mamma mia, raga, ma non gli davo una lira a sto gioco. Ma manco due soldi gli avrei dato a sto gioco. Che figo. Gio, la ragazza Eva dei Cesaroni, Alessandra Mastroianni. Io non ho la più pallida idea di chi siano i Cesaroni. Hold on. Questa roba per me. Finalmente arriviamo alla roba per me. Oh, sì. Oddio, sì. Mi sento male. Questa... Oh, sì, l'ho visto, quello che... I Transformer. Questa è roba per me. Questo pare roba seria. Ok, questo è figo in culo. Mamma mia, epilettico come piace a me. Mamma mia, questo è puro fuoco. All'armo, questo è un armored core ancora più skillato. Mi ha fatto il Perry. Ammazza, che figo. Sembrava la mossa del Gundam Unicorn quella roba. Ok, questo è da giocare 100%. Questo è già 100% nel top nella top 3 di cose da comprare nel 2024. Che bello. Ma bellissimo. Mamma mia, ragazzi, sì, il Giappone lo stanno stupendo. È cinese. Vabbè, uguale, dai. Non facciamo i razzisti ora. Questo game show è letteralmente coming anno, mese e giorno mancanti, eh. Suffers from the dream scourge. Avowed? Io non l'ho ancora capito questo gioco. Allora, c'è un grande problema di questo gioco. Non riesco a capire se è un RPG open world sulla riga tipo degli Elder Scrolls, se è un gioco a corridoio. Cioè, non si è ancora capito bene che tipologia di gioco è. Com'è il sistema di quest, se c'è un sistema di karma negativo positivo, di scelte. Non si è capito niente, letteralmente. Oh, ma è migliorato il gioco! Ma è migliorato rispetto allo scorso gameplay trailer. Ok, ok, questo ora è migliorato tantissimo. Ma ve lo ricordate il primo trailer gameplay che avevamo visto? Cioè io l'ho guardato e ho detto, ma è un gioco di 3 anni fa, di 4 anni fa, non va bene per un titolo del genere. La domanda però che manca a questo titolo è che tipologia di gioco è.
quanto è esplorativo, se è open world, il sistema RPG com'è. Questa è la vera domanda che io mi faccio di questo gioco ora. Non è male per un cazzo. 2024, male date non ci sono, eh. Ma secondo me perché c'hanno troppi titoli e non sanno dove piazzarli. Ragazzi, ci siamo visti un'ora di conferenza. E quanti titoli ho visto finora? Qualcuno li ha contati fino adesso? Sono un botto. War Premier Rebellion. Cos'ha? Sono rimasto stunnato dalla canzone. Fallout London? No, non mi pare Fallout London. Cos'è? Bella sta luce, illumina insomma. Illumina, eh? Questo è nuovo proprio. Nova. Oddio. Io questo lo gioco. Atomic Heart l'hanno spostato dalla Russia e l'Inghilterra con la regina. Un colpetto glielo diamo, una botta. Tanto è sul Game Pass. Microsoft quanto ha cucinato rispetto allo scorso anno? Prima di tutto un botto de portate. Menù lunghissimo. E seconda cosa, de qualità pure. Cioè qua stiamo a mettere le stelle Michelin, eh? Non c'è Ecstasy Murder in chat, vero? Allora, Ecstasy Murder è contro il Game Pass, perché il Game Pass, non dando soldi agli sviluppatori, li impoverisce tra virgolette e non fa vedere quanto vende un titolo o quanto le persone sono attirate da un titolo. Però il Game Pass io lo vedo un pochino come il futuro del gaming, no? Il fatto che tu hai questo abbonamento, per carità, non è più la proprietà del gioco. Perché se poi un gioco un giorno lo levano, tu non ci potrai più giocare. È vera questa cosa. Però, se devo dire la verità, il Game Pass mi ha fatto giocare a tantissimi giochi che non avrei giocato perché... Ma non è per un fattore di soldi, è perché mi dico perché devo spendere 40, 60, 70 euro per questo gioco? Non c'ho voglia. Invece, avendo il Game Pass, tante volte io il gioco... L'ho giocato, me lo sono finito e me lo sono goduto. In alcuni casi, vi devo dire la verità, l'ho anche comprato il gioco poi. Ne ho provati di giochi e ne ho giocato a titoli che non avrei giocato. E non è un discorso di soldi, è che mi dico sempre... Allora, sarò cattivo, però ho questo pensiero. A volte mi dà fastidio buttare i soldi. Mi sento tipo sto lanciando i soldi a cazzo di cane. Invece me li sono provati tanti. E tipo questo lo giocherò. Come ho giocato a Atomic Heart. Cioè io a Atomic Heart, ragazzi, ci abbiamo fatto due live. È stato bello. Ci è piaciuto. Non abbiamo gridato al tipo al pisello di fuori: oh mio Dio, Game of the Year. Però abbiamo detto: oh, la storia è figa. Il gameplay ci sta. Il livello di design è figo. È un FPS single player che non si vedeva dai tempi di Cristo. Ma sì. Oh no, Giappone again. Eccoci qua. Oddio, ma che è Assassin's Creed? È Assassin's Creed? Vorrei vedere il combat oltre lo stealth. Qua è tutto in base al combat, però, eh. Allora, fermo un secondo il video prima di continuare. Allora, voglio fare una comparazione con Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima riesce a metterti un gameplay di combattimento bellissimo. Cioè, bellissimo, smooth, sembra un botto realistico. Potrà sembrare semplice e banale, ma è veramente bello il gameplay di Ghost of Tsushima, con anche uno stealth che è tanta roba. Cioè lo stealth di Ghost of Tsushima è veramente bello e fatto bene. Sono delle volte in cui io dicevo voglio andare full stealth, delle volte in cui impazzivo e dicevo basta, ora combatto con la katana in mano. Assassin's Creed a me ha rotto il cazzo. Se non si tagliano gli arti è un gioco di merda. Oh! Allora, ora chat, tutti zitti, perché sennò non riesco a sentire. È una mina. Oddio, è una mina. Oh mio Dio, è una cazzo di bomba. Thank you.
Allora, feedback un pochino debole del combattimento quando ti sparano, però sembra una bomba. Questo con le mod terza persona, mamma mia, si gode. Oddio, che bello. Ragazzi, questo è il gioco che ha ispirato Tarkov. Quindi portate rispetto a questa mina, a questo capolavoro che voi non conoscete. Feedback dei colpi è un po' debole, E тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. Esce. This is what defines Xbox today and in the future. Raga, sapete qual è la cosa? Che ora tutti gli sviluppatori vogliono essere sul Game Pass per farsi vedere. Before we dive into the direct, we've saved one more thing. War Premiere. Che cosa? Cos'è? Rosso. Marcus Phoenix. Ma non è che il prequel di quando il primo contatto con le locuste? Questa roba potrebbe essere insane. Eh sì. È il prequel. Come lo chiamano? Che era Eddie. Vabbè, qua no, cioè, fuori di testa. Ragazzi, vedete quello che vi dicevo io delle IP valide che non esplorano alcune cose del gioco? Cioè, il prequel di Gears of War, la storia Gears 1, 2 e 3 ti fanno capire come sono uscite fuori le locuste, perché ci sono, il combattimento contro le locuste, tutta la storia, no? Ma tu tramite il gioco c'hai solamente delle cose che ti raccontano del primo contatto, chi ha creato le locuste e tutto il resto. Finalmente! Ma ragazzi, ma sta conferenza, cioè, qua proprio un pranzo e cena di matrimonio, cioè, veramente devastante. Data ovviamente non te la dicono, 2025/2026, ma me coglioni, oh. Vabbè, conferenza per ora, forse è una delle migliori conferenze da qui a 5 anni, probabilmente. A livello di, più che altro abbiamo visto quasi tutti i giochi. Quasi tutti i giochi abbiamo visto il gameplay. Questa è un 9 su 10, sta conferenza.